Bentrovati a tutti i nostri amici, siete qui su Radio Science, questo è Spazio Aperto con Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Salutiamo la regia centrale da Treviso, ciao Rosario. Ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti, buonasera. Salutiamo Massimo Bonella, direttore di PianetaOggiTV.net, ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buonasera da Venezia. E diamo il benvenuto al nostro ospite, rispetto alla sua volontà, il signor Luciano De Bei, che questa sera sarà con noi per la durata della trasmissione naturalmente, ma come al solito diamo la linea a Massimo Bonella per le ultime notizie e poi torniamo in diretta con tutti voi. Prego Massimo. Sì, grazie Antonella Intranò. Alle 18.36 prendiamo la linea qui dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV. Dunque, apriamo con una notizia positiva. È stata allestita nella Chiesa della Misericordia ad Arezzo la camera ardente di Licio Gelli. Avete capito che la notizia riguarda la morte di Licio Gelli, notizia positiva. Ex venerabile della loggia P2, morto ieri a 96 anni, domani i funerali alle ore 15 a Pistoia. Il suo nome è legato a decine di inchieste, dal tentato golpe borghese a Tangentopoli, dalla scalata a gruppi editoriali, al caso Moro, alla strage di Bologna e lo scandalo del Banco Ambrosiano. Per la strage di Bologna, ricordo 80 morti innocenti, per la strage di Bologna del 1980 fu condannato per depistaggio, fuggì in Svizzera dove fu arrestato mentre cercava di ritirare decine di migliaia di dollari, ma riuscì a evadere dalla prigione. Si rifugiò poi in Sud America prima di costituirsi nel 1987. Licio Gelli adesso è morto. Tangenti. Mazzette per chiudere un occhio sulla regolare esecuzione dei lavori di manutenzione di strade e infrastrutture. Sono 33 le gare di appalto per un valore di 16 milioni. Nel mirino dei carabinieri del NOE, nucleo operativo ecologico, e del comando provinciale, che hanno arrestato 7 funzionari di municipi del comune di Roma e del dipartimento SIMU, nonché all'ospedale San Giovanni. Indagati altri 8, versati solo negli ultimi anni 650.000 euro di tangenti. L'indagine è la prosecuzione di quella che il 14 ottobre portò all'arresto di Luigi Martella, Alessio Ferrari, Lalli. L'analisi incrociata su attività tecniche e atti acquisiti è tuttora in corso. Ed ora, prima di darvi la linea, diamo un'occhiata alla nostra testata giornalistica PianetaOggiTV.net. In primissimo piano abbiamo un video molto interessante, molto importante, perché abbiamo Gino Strada. Gino Strada, una delle ultime speranze per l'umanità. Poi a seguire c'è un comunicato stampa che riguarda la città di Sarteano. Come sapete, noi siamo presenti anche in parte del centro Italia, tra breve anche in tutto il centro e parte del sud Italia, con Pianeta Oggi Report tramite il circuito di emittenti locali, che stanno veramente dando una valida alternativa a quella che è la TV monopolio. Questa è una piccola parentesi. Andiamo avanti, poi abbiamo un altro comunicato stampa, Unione dei Comuni di Valdichiana, e qui praticamente si parla di ecologia. E poi c'è un altro settimanale, Pianeta Oggi Reporter, cioè il primo settimanale che incontriamo, quello di prima era il video di Gino Strada, dove praticamente c'è un'intervista ad un importante giornalista, lui è Hermes Pittelli. Dunque, a seguire ancora altri video che riguardano la programmazione, che come sapete siamo in collaborazione, di Pandora TV All News da Roma, diretta da Giulietto Chiesa. In fondo alla pagina, medio-basso diciamo, abbiamo due speciali, che sono i due settimanali divisi in due parti, la prima parte e una seconda parte, relativi praticamente alla grande manifestazione che si è svolta il 14 novembre scorso a Roma a sostegno del magistrato
di Palermo, magistrato antimafia in prima linea, Antonino Di Matteo. Come sapete, su di lui pende una minaccia di morte da parte di Torina. Antonino Di Matteo, per chi non lo sapesse ancora, perché c'è stata gente che mi ha chiesto chi è questo Antonino Di Matteo, bene, lo ricordo che è colui che avrebbe preso il posto di Falcone e Borsellino. Se la gente non sa nemmeno chi è Falcone e Borsellino, allora siamo a posto. E poi, quindi abbiamo questi due speciali dove ci sono delle interviste da Salvatore Borsellino a Ferdinando Imposimato, ex magistrato, Antonio Ingroia, Oliviero Bea, noto giornalista Rai, Saverio Lodato, giornalista di Antimafia 2000, Anna Vinci, giornalista e scrittrice, Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, il vignettista, il famoso vignettista Vauro, che ha parlato molto bene ai nostri microfoni, e Loredana Cannata, nota attrice che ultimamente abbiamo vista su una importante fiction su Rai 1, che parla proprio di queste tematiche antimafia. Poi a seguire in fondo pagina alcuni telegiornali in collaborazione sempre con PandoraTV.it, che ricordo ancora è diretta da Giulietto Chiesa, a sua volta in collaborazione anche con Russian Today, l'emittente intercontinentale satellitare indipendente in lingua inglese. Molti di questi notiziari vengono poi tradotti in italiano grazie a Pandora TV e quindi pubblicati anche qui su pianetaoggi.tv.net e dati anche ad alcune televisioni locali terrestri. Dunque, vediamo se c'è qualche aggiornamento al volo. No, alle 18.42 a questo punto io direi di dare la linea a Bari per la conduzione di Spazio Aperto, Antonella Intranò, Ugo Lombardi. Saluto anche una vecchia conoscenza che è Luciano De Bei, intervistato anche in televisione sul circuito di Pianeta Oggi TV, spero di rivederlo anche presto. Un saluto naturalmente all'amico Rosario Moreno in regia centrale a Treviso. A voi Bari. Bene, grazie Massimo. Salutiamo nuovamente il nostro ospite, De Bei Luciano, esperto filosofo, autodidatta, antropologo, a cui dobbiamo naturalmente rivolgere domande interessanti su quello che è la involuzione del comportamento dell'essere umano. Un essere umano che... Prego, Luciano. Semplicemente no, offrire i miei saluti comunque a voi e a tutti chi ci ascolta mi sembra quantomeno d'obbligo da parte mia, quindi un cordiale saluto a tutti. Avrei dato adesso la parola. Allora, va bene, prego Luciano, che sta succedendo all'essere umano? L'essere umano sembra che abbia i sensi obnubilati, sta subendo un processo, un percorso involutivo, sembra che non abbia consapevolezza di quello che accade. Lei che ne pensa? La domanda è molto complessa, chiaramente, perché coinvolge tutta la sfera dell'essere umano. Dobbiamo andare un po' per a grandi linee, per orientarci. Dovremmo fare, per rispondere a questa domanda, dovremmo fare quasi delle conferenze, ma semplificando al massimo il concetto, direi questo. L'uomo sta vivendo una società evolutiva di una forma di benessere tecnologico che lo ha in qualche modo ipnotizzato. L'essere umano non vive più in modo consapevole della sua esistenza, ma sin dalla nascita, direi proprio, è in qualche modo immerso in un continuo condizionamento. Primi genitori, poi la scuola, poi la società e poi il lavoro e via dicendo. Si trova vecchio, che praticamente non è mai immerso in una realtà diversa da quella che ha vissuto e quindi non è in grado di concepire, di capire che esistono ben altre realtà molto più vere, più vive, più coscienti, più consapevoli. Come uscirne? Qui la questione è estremamente complessa perché, ripeto, le scuole per esempio non sono formative di vita, sono formative di una specializzazione che agisce sulla mente razionale, ma non sull'intelletto superiore. Noi dovremmo sviluppare l'intelletto superiore per essere molto più coscienti. La nostra natura, chiaramente, è una natura che è anche soprattutto spirituale. Ma di questa nostra natura l'abbiamo completamente messa da parte, non la conosciamo, non vogliamo neanche conoscerla, quanto siamo attaccati al materialismo.
Quindi parlare di essere umano in queste condizioni è estremamente complesso, difficile. È un essere umano che viaggia in prima, in seconda, non certo in quarta. È un essere umano che vive, che striscia più che volare. L'essere umano chiaramente ha questa grande capacità evolutiva, ma in questo momento è una situazione involutiva, di chiusura, che poi si voglia portare a questo o non si voglia portare a questo, se qualcuno è capace di cambiare o non è capace, questo è tutto un altro discorso. Io credo comunque che individualmente ognuno dovrebbe fare la propria parte. E come? Dovrebbe intanto cominciare a conoscere se stesso. Cosa vuol dire conoscere se stessi? Vuol dire intanto cominciare a capire come agisce il suo mentale. Cioè, è inutile che io abbia titoli accademici, ma poi risponda come un computer in modo meccanico a qualsiasi motivazione esterna. Io devo essere cosciente di quello che sto facendo, di quello che sono in questo momento e di quelle che sono le potenzialità della mia mente. La mia mente deve essere una brava servitrice, ma non può impormi nelle mie scelte. Quindi, se noi andiamo a vedere, noi siamo bombardati da una continua pubblicità o comunque stimoli esterni che creano in noi dei pensieri che ci spingono poi a doverli realizzare, perché una volta nato il pensiero è in via automatica che dovrà trovare una soluzione realizzativa. Quindi, fin tanto che io non riesco a capire che la mente è uno strumento e non che io sono condizionato dalla mente, noi potremmo fare tutti i discorsi di filosofia che vogliamo, tutti i discorsi di economia che vogliamo, tutte le soluzioni a questo mondo che si stanno presentando, ma non usciremo mai. Io devo prima di tutto mettere sul piedistallo l'essere umano per quello che è. Di conseguenza i problemi poi troveranno naturale soluzione. Lei quindi definisce condivide la definizione cartesiana cogito ergo sum? O sarebbe più facile e più logico sum ergo cogito? Sì, certo, quindi più che dire penso e quindi sono, io dovrei dire sono quindi penso. Comunque sia, per non andare troppo sul specialistico, vorrei rimanere, perché io vede un po' come Dante nella sua meravigliosa Divina Commedia, quando inizia il suo meraviglioso canto nel mezzo di cammini di nostra vita, io mi sono trovato anch'io nel mezzo a 35 anni del cammino di nostra vita, e mettendo in discussione tutto, ma bisogna arrivare a quell'età chi ha la fortuna di capirlo, perché come dicevo prima i condizionamenti che noi abbiamo subito da piccoli sono talmente devastanti con tutti i dogmi che ne seguono, che ne conseguono, che è ben difficile uscirne. Cioè diventano come elementi di sopravvivenza senza i quali non riesco a sopravvivere. Non so. Quindi se l'uomo dovrebbe. Prego. L'uomo dovrebbe prima liberarsi dei condizionamenti. Esattamente. Noi di fatto non siamo ancora uomini, esseri umani, noi siamo dei semi uomini, sub uomini condizionati, un po' di robot se vogliamo. Ci saranno sicuramente, franno molto, dei robot intelligentissimi che supereranno di gran lunga le capacità umane in tutte le attività, ma questo non vuol dire che sono esseri umani. Quindi i nostri problemi nascono perché non siamo ancora esseri umani. E quali sono secondo lei i dogmi o i condizionamenti che ci impediscono di essere esseri umani? Ripeto, come dicevo prima, come avevo accennato prima, tutti i concetti che ci hanno inculcato sin da piccoli, per continuare nella scuola, inferiore, media, superiore, università, eccetera. Sono tutte quando noi specializziamo un'attività, noi in pratica abbiamo frantumato, sminuzzato l'unità. Una volta, un tempo che noi abbiamo dimenticato, il medico era anche
filosofo o chimico, se vogliamo, ancora non esisteva la chimica, religioso, era anche dottore della spiritualità, cioè era tutto. Oggi noi abbiamo voluto specializzarci, ma in realtà abbiamo frantumato l'unità della mente, e in questo senso noi non ci ritroviamo più. Siamo sì quel certo personaggio, ma appunto un personaggio parziale, senza il tutto non dice nulla. Sa qual è il problema? È che se ad un essere umano gli diamo il panino, lui lo mangia, riempie lo stomaco e si sente sazio. E la stessa sensazione credo sia difficile sentirla se riesce a immagazzinare nella sua mente un concetto nuovo, magari spirituale. Ma certamente che è difficilissimo, non difficile, molto difficile, perché parlare, intanto per dire, quando noi parliamo di spiritualità vera non parliamo di religione, le due cose sono completamente, una volta, un tempo erano unite assieme, fino a 1500 anni prima di Cristo, poi hanno cominciato a separarsi, anche lì la specializzazione. Quindi oggi parlare di religione è parlare di dogmi, di lavaggio del cervello in qualche modo, in buona fede se vogliamo, ma non libera la mente, non libera l'essere umano nella conoscenza di ciò che è. È la ricerca interiore individuale che fa scaturire questa conoscenza. Ma questa ricerca interiore, se non la si percepisce per iniziative personali, come possiamo, secondo lei, chiedere agli altri di fare un esame, uno studio dentro di sé, un percorso di introspezione? Allora, intanto ci deve essere una spinta interiore che nasce spontaneamente, come qualsiasi cosa che è dirompente, prerompente, che nulla può fermarla. Come dicevo prima, io a 35 anni, nel pieno della mia vigore di età eccetera, ma anche nel successo, nella carriera, ho cominciato a capire subito che stavo andando nella direzione sbagliata, e ho dovuto, come una macchina quando si decelera, si toglie l'acceleratore, ho dovuto faticare anni per cambiare. Non è semplice, perché si cambiano le amicizie, le abitudini, si cambiano tutto, voglio dire. Un esempio banale, ma io sono vegetariano perché mi sono imposto che io non posso vivere sulla morte o sulla sofferenza di altri esseri, animali che siano. Quindi questo tipo di mentalità deve nascere spontaneamente, non si può inculcare. Non so se... Sì, va bene, però insomma, voglio dire, nel suo quotidiano credo che anche lei abbia da pagare le bollette condominiali, abbia da pagare, chiaro, le bollette telefoniche. Come fa? È pacifico. No, appunto, questo è fortunatamente sono in pensione, quindi... ma anche i pensionati le pagano? Sì, no, certo, ma io, vede, appunto, infatti dicevo, la pensione per me è il riscatto della schiavitù da lavoro. Qualsiasi tipo di lavoro comunque schiavizza l'uomo, lo schiavizza perché appunto lo condiziona, ma a parte questo, io cerco di vivere una vita parca, mi accontento di quello che ho con molta semplicità, non cerco di allargarmi, come dire, anzi cerco di restringermi. Ma restringermi accontentandomi ed essere felice di quello che ho. E io mi faccio delle belle passeggiate al mattino, sono libero, ho voluto liberarmi di tutti gli impegni. Certo devo pagare le bollette, che discorsi. I beni primari di necessità esistenziali, chiaramente uno deve averli, se non attraverso il reddito di cittadinanza, come che oggi si parla, deve averlo in qualche altro modo, altrimenti è come uccidere una persona, insomma, no? Ma al di là di questo, uno quando si accontenta di quello che è, di quello che ha, quel poco che ha, è già felice, dovrebbe essere già felice, perché è appagato di per sé. La nostra vera natura è beatitudine, e quando uno la raggiunge è già beato per quello che è. I grandi mistici che hanno abbandonato tutto, e perché invitano ad abbandonare forse un po' prematuramente i beni materiali, che è difficile, Gesù parlava con il ricco e diceva lascia tutto e seguimi, ma è difficile se uno non ha questa motivazione profonda dentro. Ma nel momento in cui uno inizia, è come nella parabola, trova quel tesoro, lascia tutto, molla tutto e si trattiene il grande tesoro.
Non so che queste parole suonano strane per chi ovviamente vive di materialismo e è interessato solo a parlare di calcio. Guarda, io la televisione non la vedo, non parlo di calcio, non fumo, ma cosa fai? Vivo. Io gusto il canto degli uccelli, gusto l'aria fresca, gusto le passeggiate. Vivo. Va bene, signor De Bey, questo discorso è molto bello. Magari insomma ognuno di noi vorrebbe in corso magari, ma io lo sto mettendo in pratica, voglio dire. Sì, capisco, ma mi consente di dirle che rasenta forse un po' i caratteri, diciamo, dell'egoismo, perché se magari ci sono persone che vorrebbero fare lo stesso percorso ma non sono in grado di comprenderlo, ma hanno tutte le potenzialità, forse sarebbe anche giusto estrinsecare questa necessità e farlo diciamo agendo anche all'esterno di sé. Ma infatti poi... dicevo prima che non ci sono scuole di vita, ci sono delle scuole esoteriche, ci sono le scuole di New Age, di pseudo religione, ma non sono scuole di vita. Invece in realtà per me la libertà nell'individuo è fondamentale, bisognerebbe far crescere l'individuo come una pianta, poi quando arriva il momento giusto dovrà decidere lui. Non posso incanalarlo, condizionarlo in una certa direzione, offrendogli anche delle aspettative allettanti, se vogliamo, ma è sempre una forma di condizionamento. E il grande medico, il grande avvocato che vuole far diventare suo figlio avvocato e magari vuole invece in realtà fare il musicista, ecco, voglio dire, bisogna far crescere le persone dandogli l'opportunità che quello che hanno dentro devono tirar fuori. Sì, va bene, ma lei mi dice dovrebbero, dovrebbe essere così, questo condizionale perché diventi un presente, ma non dico un imperativo. Cosa bisognerebbe fare? Cioè, dovrebbero, insomma, è un po' così evanescente. Cosa dobbiamo fare in pratica noi? Cosa possiamo fare perché la gente individui un percorso interiore? Allora, appunto, sì, se ho ben capito la domanda. Intanto, come dicevo prima, uno deve trovare una motivazione interiore molto forte, una spinta, perché se non sente questa necessità è inutile che neanche inizi e non perdete di tempo. Se una persona sente questa necessità, questa spinta, allora dovrà dedicare parte della sua giornata, in particolar modo al mattino presto e alla sera, a entrare in se stesso, cioè quindi a meditare, a trovare quelle forme di, come dire, di conoscenza della sua attività mentale. Deve cominciare a vedere la propria mente. Allora Ugo vedrà che osservando la propria mente all'inizio è come un grande temporale con grandi fulmini. I fulmini sono le idee, i pensieri che arrivano, e arrivano uno dietro l'altro. Facilmente chi non è abituato a questo tipo di sempre più distacco dalla mente, è chiaro che è trascinato da un pensiero, piacevole o spiacevole che sia, e lì si perde nei ragionamenti, nelle valutazioni, nelle riflessioni, eccetera. Quindi attiva la mente con un certo tipo di nuovo pensiero. Viceversa, invece, bisognerebbe rimanere testimoni dei propri pensieri, testimoni semplicemente, osservarli. Il pensiero come arriva, se non si segue, si spegne, ma come per mancanza di energia. A questo punto, nel tempo, piano piano, io dovrò cominciare a vedere la mia mente non solo quando sono seduto, ma anche quando poi lavorerò. Una parte della mente sarà attenta a ciò che faccio, ma una gran parte sarà attenta a valutare la mente, a osservarla, non a giudicarla, perché attenzione, non dobbiamo giudicare nulla, perché nel momento in cui avessi un pensiero brutto o bello che sia e entrassi nel giudizio, attiverei ancora la mente. No, io non devo attivare per nulla la mente, io la mente la devo semplicemente osservare. Osservando così la mente, anche quando, per esempio, quando prendo l'autobus, invece di leggermi il giornale, eccetera, osservo i presenti, osservo me stesso, osservo, divento un semplice osservatore, puro osservatore, testimone. Questo è importantissimo. Cosa succede quando innesco questo tipo di, chiamiamolo così, di meccanismo? Succede una cosa importante. Intanto trattengo l'energia, che non è più dispersa all'esterno,
perché noi siamo una specie di scuola Piatti, scuola Brodo, che noi, la nostra energia va continuamente nei discorsi, nell'attenzione, nel guardare un oggetto, nel desiderarlo, eccetera. Quindi la nostra energia è in continua proprio perdita di potenzialità. Invece io, se io divento un testimone, la mia energia rimane e io sono ricco di energia, sempre più ricco di energia, ma l'energia, con la consapevolezza, si trasforma in spirito, cioè io divento cosciente di ciò che sono. Lo so che questi discorsi sono estremamente, un po', per chi non è abituato, diventano un po' difficili da seguire, ma è così, è così. Quindi l'uomo vero sarà pienamente cosciente di sé, sempre, in ogni caso. E se questa consuetudine, questa abitudine continuerà col tempo, in modo forte, fermo, deciso, io sarò attento anche nelle emozioni. E lì il problema è molto importante e molto, come dire, coinvolgente, perché le emozioni ci coinvolgono. Nel bene e nel male, noi diventiamo l'emozione, così come noi siamo al pensiero, noi diventiamo l'emozione. Noi siamo trascinati come foglie al vento. Invece, quando io osservo l'emozione, non sono più coinvolto con l'emozione. Magari parteciperò, ma non sono coinvolto. E qui diventa ancora molto più interessante, perché qui si aprono le porte per la nostra vera conoscenza del nostro vero essere. Che prima o dopo, chiaramente per grazia che la natura in qualche modo risolverà, riusciremo a contattare quell'essenza primaria, chiamiamolo sé, chiamiamolo il tutto, chiamiamolo assoluto, che piano piano, di cui noi siamo una sua manifestazione. Stiamo parlando di spiritualità, ma non di religiosità, non stiamo parlando di religione, attenzione, stiamo parlando di una scienza dello spirito. Quindi l'arte della meditazione è soprattutto la capacità di osservare se stessi e osservare se stessi in relazione agli altri, no? Beh, per esempio c'è stato un grande maestro che su questo poi ha dato un grande insegnamento, un certo Gurdjieff, che è vissuto nel secolo scorso e che lui ha dedicato tutta la sua vita a questa ricerca, e quindi ha tratto delle conclusioni che poi i suoi discepoli hanno messo in prescritto. E questo, per esempio, questo personaggio ha centrato perfettamente la condizione di coscienza di oggi. Infatti lui diceva: l'uomo non può tornare a fare il mistico dentro il monastero, anche se un tempo potevano raggiungere questo tipo di autoconoscenza. Oggi lo possiamo fare attraverso altri modi. Quindi dobbiamo diventare sempre più testimoni di ciò che facciamo. Se noi siamo testimoni di ciò che facciamo, siamo anche responsabili, coscienti di ciò che facciamo. Perché oggi succedono tante cose assurde nella società, nella politica, e ci meravigliamo perché un personaggio che occupa una posizione molto elevata nella società, vabbè, fa delle cose che non farebbe neanche un bambino, o comunque è semplice, perché lì sta lavorando la sua personalità, che ha sviluppato le massime potenzialità e non controlla più. Non è l'essere umano che agisce, è la personalità che ha creato. Ma insomma, in questa dinamica credo che siano pochi gli attori che lei tira fuori, ma l'essere umano è fatto anche di, oltre che di sensazioni, ma anche di emozioni, ma anche di razionalità, ma anche di ormoni. L'essere umano ha i cinque sensi, quindi lui opera attraverso i cinque sensi, ma torno a ripetere, c'è una differenza enorme tra il fatto che io sia coinvolto in questi cinque sensi, nel contatto, nella visione, eccetera. Altra cosa è che io invece usi questi sensi semplicemente per relazionarmi con il mondo, ma non rimanendo coinvolto emotivamente. Parliamoci chiaro, cioè io cammino per strada, vedo una vetrina, vedo una stupenda macchina, tutti e due ci fermiamo. Uno la guarda con desiderio: devo comprarla, è mia,
L'altro dice, beh, bella macchina, però in fondo quella macchina poi se ce l'ho mi crea un sacco di problemi, me la strisciano, me la rubano, quindi alla fine si tranquillizza e dice, mi accontento della mia macchinetta che ho, che tutto sommato nessuno la guarda. Lo so che non è facile, ma questo ragionamento mi perdoni Luciano, questo ragionamento diciamo che coinvolge un po' l'impegno anche del cervello, no? Certo. Cioè nel momento in cui io vedo la macchina e dico è bella, me la compro, è un discorso che non viene razionalizzato, ma nel momento in cui questi stimoli li mando su, come diceva lei, cioè al cervello, il cervello ti dice beh magari piano piano, perché in effetti possono rubarla, possono raschiarla, quindi razionalizzare una sensazione è un percorso un po' più lungo, un po' più posato, che appartiene all'essere umano, cioè è una reazione ragionata, insomma. È una reazione che, ripeto, deve essere sempre impresa in diretta con la coscienza, cioè io non devo solo cedere al desiderio, perché qualsiasi cosa che uno vede magari non riesce a trattenersi, lo deve fare. E invece, infatti molti dicono, ho avuto un impulso inefrenabile, non riuscivo a controllarmi. Quanti dicono questo? E quindi è responsabile? Non è responsabile? A questo punto, sotto certi punti di vista, nessuno è responsabile, perché non hanno la coscienza. Sotto altri punti di vista, invece, sul piano sociale, sono perfettamente responsabili, perché sono maggiorenni. Detto questo, io credo che l'uomo dovrebbe cominciare a entrare nell'ordine idee, di ripeto, di dire cosa sono, perché finché non riesco a capire cosa sono, non posso gestirmi. L'uomo ha sviluppato tantissimo la sua razionalità, anche troppo, ma non sa gestirla sul piano della spiritualità, cioè sul piano dell'intelletto superiore. Siamo sbilanciati. Non, come dicevo prima, non possiamo parlare di vero uomo. C'è il famoso aneddoto, no, che si dice che l'uomo può da bruco diventare farfalla, no? Si nasce bruchi e si muore bruchi, ma non siamo diventati farfalle. Diventando farfalle ci siamo trasformati completamente. Ci sono i grandi misteri esoterici che ne hanno sempre parlato e che ne stiamo adesso diffondendo con la massima diffusione attraverso i libri, i giornali che vengono molto diffusi, ma l'uomo è poco interessato a questo tipo di ricerca, ma in realtà invece è proprio questo che l'uomo deve fare, perché non vedo altre alternative, altrimenti saremo semplicemente solo foglie sbattute dal vento di qua e di là e pagheremo le sofferenze, ma non è questo il destino che spetta a noi. L'uomo deve liberarsi, deve la rivoluzione francese, che è stata dopo il Rinascimento stupenda, nel senso che ha liberato tantissime energie, parla nella sua bandiera, scritto liberté, égalité, fraternité, sono la sintesi di ciò che dovrebbe tendere l'uomo: libertà, giustizia e amore. Ma queste tre cose non le può avere l'uomo di oggi, non le potrà mai avere, è un illuso se pensa di cercarle, perché cercherà sempre attraverso un materialismo che lo sarà fuorviante. Non sarà libero, intanto non è libero perché è condizionato. Per raggiungere i suoi obiettivi, i suoi scopi, non è equo e non è giusto, perché sarà sempre più ingiusto. L'ego, la personalità, farà di tutto per raggiungere l'obiettivo, costi quel che costi, e quindi non ci sarà amore. Allora di cosa stiamo parlando? Va bene, questo Luciano sembra, è un discorso naturalmente che è molto bello e naturalmente ne condividiamo tutti, però siamo molto bello lì. Però non è applicabile No, siamo lì perché questo discorso non credo sia facile farlo ai potenti, non solo della terra ma anche dei territori. I potenti del territorio credo che siano molto lontani da questo tipo di riflessione, perché se fossero un po' più vicini magari rinuncerebbero anche a quegli incarichi.
Quindi, sì, come... siamo talmente lontani, scusa, siamo talmente lontani che siamo arrivati dove siamo arrivati oggi, con questa società che ormai è allo sbando, nessuno sa più gestirla e non mancherà molto che in qualche modo faremo un grande scivolone tutti quanti, perché siamo talmente ormai immersi in una situazione di marasma economico, politico, sociale, perché i valori sociali si ripercuotono anche nella politica, chiaramente, e anche nell'economia, ma non ci sono più valori. Quindi l'uomo che cos'è? Finché non trova se stesso, non può trovare i valori che ha impressi nella sua mente, nella sua essenza. Deve trovare questi valori, come dicevo prima, libertà, giustizia e amore. Ma come può far seguito che queste pianticelle crescano? Evidentemente deve cominciare da se stesso. Ognuno di noi deve fare il primo passo verso se stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso, ma se non amo me stesso, come faccio ad amare il prossimo? Se non riesco ad avere una conoscenza di me stesso, come faccio a trasmettere al prossimo? E quindi è tutto, noi siamo collegati, il tutto è collegato. La società è un grande organismo come un essere umano e noi siamo delle cellule, ma se noi siamo malate, come possiamo pretendere che l'organismo sia sano? Quest'uomo che è stato fatto a sua immagine e somiglianza, secondo lei quest'uomo quale peccato originale paga? Della conoscenza che non ha saputo gestirla. Come dicevo prima, ho accennato prima, ha ceduto alla razionalità, ma non ha sviluppato l'intuizione. Cioè, mi spiego. Anch'io vivo, non è che viva come un mistico tutti i giorni, tutte le ore, però la mia giornata è ben razionalizzata. Io svolgo al mattino determinate attività manuali, al pomeriggio svolgo un'attività fisica, camminando, eccetera, anche dialogando, e alla sera, ma al mattino, ma soprattutto alla sera, io mi ritiro. Cioè, io devo dare ossigeno, cibo a tutti e tre gli aspetti di cui sono composto: corpo fisico, psiche e spirito. Se io non trovo questo equilibrio, difficilmente potrò dire che l'uomo è sano e ha quindi un orientamento e un futuro sano. Per esempio, come dicevo prima, i condizionamenti obbligano la mente, perché è una questione proprio oggettiva, se vogliamo, a vivere prevalentemente nel passato o nel futuro, perché il pensiero mi obbliga a essere o nel passato o nel futuro. Se sono al futuro, sono nei sogni, nei progetti, nelle future realizzazioni. Se sono nel passato, sono negli errori, sono nelle difficoltà, dipende se è lavoro o se è individuale, o che questo crea sostanzialmente paure, odio, rancore, sentimenti negativi. Difficilmente siamo nel presente. Noi invece siamo solo nel presente. In realtà la nostra realtà è solo qui adesso, in questo momento sto parlando con lei, Ugo, e mi rendo perfettamente conto di cosa che sono e quello che sto dicendo. Dopodiché io non penso a quello che ho detto prima o a quello che dirò dopo. È un qualcosa forse che non riesco a spiegare con molta più chiarezza, ma è così. Noi dobbiamo vivere questo continuo presente, ma questo vale anche nel mondo del lavoro, attenzione. Io dovrei lavorare sempre nel momento in cui mi trovo a dover svolgere un'attività. E se invece io penso a quello che dovrò fare, sicuramente creerò delle condizioni distorcenti, distorte, che poi quando mi ritroverò saranno fuorvianti. Quando sarà il momento, quando mi ritroverò in quel momento nella realtà, risponderò alle problematiche che si presenteranno. Ci sono alcuni, riferendosi alla legge di Einstein, ci sono alcuni che si sono divertiti a immaginare la possibilità di un ritorno al passato, oppure anche la possibilità di andare verso il futuro. Al passato non si può tornare, si può andare verso il futuro. Ma non ha senso, mi spiego. Facciamo finta che io e lei stia camminando e che a un certo punto io decida di correre più avanti e lei continua a camminare. Il tempo che abbiamo impiegato, va bene, e lei per fare quei pochi passi e io correndo ho fatto una distanza maggiore,
Io sono arrivato dove lei arriverà più tardi, ma io ho perduto quei momenti in cui lei sta facendo quei passi. Cioè, che senso ha andare nel futuro quando sto perdendo il presente? Sì, però lo stesso percorso lo posso fare andando verso il, andando indietro, insomma. No, no, indietro non si può tornare, questo lo dice anche la scienza, non lo dico io, nella mia modestia non potrei anche sbagliarmi, ma la scienza afferma che nel passato ci sarebbero dei paradossi insostenibili, e indietro non si può tornare, si può andare avanti nel futuro aumentando la velocità prossima a quella della luce. Vabbè, ma questi sono aspetti tecnici che lascio a chi è interessato a queste cose. Io invece io preferisco, come dire, usare il tempo che ho al meglio, per non avere poi un pentimento di dire ho perduto il tempo per delle sciocchezze, per delle conchiglie. In realtà invece dovevo tenere presente che io devo rendere sempre più preziosa la mia coscienza. Arriverà il momento per tutti, perché questo non è in discorso, il momento della dipartita. Noi dobbiamo in qualche modo preparare, perché non sappiamo neanche se sarà domani o fra chissà quando, ma noi dobbiamo essere preparati al meglio, lo dice anche nelle parabole Gesù, ma non solo Gesù, ma anche dobbiamo essere coscienti, preparati, pronti, come il servo che è pronto, che aspetta il padrone, no? Questa attesa anche della morte, che poi non è morte, perché vede, anche qua ci sarebbe molto da dire. Allora muore, tra virgolette, colui che è addormentato, colui che ha vissuto una vita di condizionamento muore, perché morendo l'ego è quell'essere che non ha mai cresciuto, rimane larva, quindi dovrà rinascere in determinate condizioni. Ma l'essere invece che ha creato le condizioni per crescere, diventare farfalla, probabilmente non rinasce più, ma se rinasce, rinasce con una elevata coscienza che partirà a livelli molto più elevati. Quello che voglio dire è che noi dobbiamo vivere la nostra vita in funzione di questo, non di quello che la società ci sta propinando, anche se sempre, come dicevo prima, salvo le condizioni di vita esistenziale, perché mangiare, bere e dormire, chiaramente non sto dicendo che bisogna fare l'eremita, sto dicendo che si può fare l'essere umano in piena coscienza in questa società, cercando di comportarsi nel modo corretto. E purtroppo oggi gli uomini, vedo, perché io guardo, perché osservo, non ti seguono su questi discorsi, è fatica, dopo pochi minuti si stancano, preferiscono parlare di nullità, di banalità, ma io nel rispetto della libertà non insisto, io cerco di al massimo di dare col mio esempio, qualcuno sì, però nella massa no. Quindi trovare una medicina per la massa credo che oggi sia estremamente difficile. Non per nulla gli orientali parlano che esiste anche un karma, non solo individuale ma anche collettivo e mondiale. Quindi il nostro karma mondiale sarà quello che sta andando verso questo tipo di cambiamento, che non sarà indolore. Ci saranno delle sofferenze immani, perché l'ignoranza porta inevitabilmente alle sofferenze immani, come quello che prende il ferro incandescente in modo inconsapevole. Purtroppo noi potremmo evitare tante sofferenze, ma chi ci governa difficilmente è interessato a questi aspetti, anzi credo che stia andando nella direzione opposta, e qui l'individuo dovrebbe interessarsi individualmente da solo a uscirne e trovare la libertà, ma deve avere una forte spinta emotiva dentro, deve avere una necessità come se mancasse l'aria, devo uscire, ecco, quindi non è facile. Invece siamo imbottiti di panettoni, di acquisti di voluttuari inutili, banali, che magari dopo, passate le festività, cerchiamo di restituirli ad altri, cioè viviamo una vita inutile, banale, sciocca, dobbiamo prendere atto di questo. Lei cosa consiglierebbe ai nostri ascoltatori per cercare di individuare un percorso di cui abbiamo parlato fino ad ora, per fare un percorso dentro di sé? Suggerisco, sempre chi abbia la voglia di poterlo fare, io suggerisco intanto che sia il mattino
anch'io, vabbè, io personalmente dico, no, io intanto per dire le mie abitudini, poi ognuno chiaramente, ma io mi ritiro nella mia camera sulle 9, 9 e un quarto, medito fino alle 10:30, poi dormo, alle 4:30 mi sveglio e riprendo la meditazione fino alle 6:30 o 7 al massimo. E poi comincio la mia attività. Ma questa meditazione, sono importanti questi tempi del mattino alla sera, perché intanto siamo nel periodo, nelle ore in cui le energie sono in equilibrio, e quindi è molto importante, è molto più facile meditare in quell'ora. Poi c'è silenzio, e poi soprattutto d'estate, eccetera, si trova una piacevole. Quando si entra in quello stato e si comincia a familiarizzare con quello stato, io sono convinto che chi prenderà la strada giusta, andrà avanti da solo, non vorrà più lasciarlo, sarà sempre meno interessato al mondo esterno e sempre più interessato al suo mondo interiore. Insomma, dal punto di vista pratico, ti sta suggerendo di fare un sonno, come si dice, un sonno difasico? No, svegliarsi non si parla di sonno. No, il sonno è incosciente. No, quando parliamo di sonno, ci sono tre stati che la coscienza vive: stato di veglia, lo stato di sogno e lo stato di sonno profondo. Lo stato di sogno è chiaramente noi non siamo in grado di capire e di controllare il sogno, lo viviamo in modo passivo, siamo incoscienti nel sogno. No, nella meditazione siamo sempre più coscienti. Forse bisogna provarle per capirle le cose, perché a dirle io sono sempre più non addormentato, ma sempre più sveglio, immobile, attento, ma sempre più sveglio. La mia coscienza è sempre più viva e potrei sentire un rumore a distanza di decine e decine di metri, potrei percepire qualsiasi. Quindi il mio corpo sottile diventa estremamente sensibile. Quindi assolutamente non è un sonno ipnotico. Va bene. Certo, sì, è un argomento molto, molto interessante, e sicuramente necessita di ulteriori impegni. Approfondimento, sì, perché credo che anche gli ascoltatori abbiano difficoltà a comprendere. Lo so, io ho avuto difficoltà i primi tempi, i primi anni, mi rendo perfettamente conto, ma io. Se c'è la buona volontà e la voglia, e magari chiedendo ulteriori informazioni, ben felice, perché la mia vita ormai è dedicata a offrire questo tipo di conoscenza per chi lo vuole, chiaramente. Mi risulta difficile pensare che una persona disoccupata o inoccupata abbia la voglia di pensare a riflettere, magari il pensiero può fare questo anche quello, però può fare anche questo e quello, cioè può dedicarsi alla sua vita anche per cercare lavoro, per carità, eccetera. Ma se riesce a coniugare anche questo aspetto, sono convinto che troverebbe molto più successo, perché quando una persona è estremamente negativa, arrabbiata col mondo, trasmette questa negatività nel suo modo di esprimersi, nel parlare. Quindi anche una persona, purtroppo, che è stata bistrattata, maltrattata dalla società, però avrà un contatto con la stessa molto negativo, e quindi difficilmente l'interlocutore che troverà sarà disposto ad accoglierlo o dargli fiducia. Viceversa, se riesce a trovare uno stato di equilibrio interiore, si presenta in una persona molto più equilibrata e quindi troverebbe molto più successo nella vita. Va bene, e abbiamo, Antonella, vuoi fare come una domanda? No, vorrei chiedere soltanto al signor De Bei come può essere rintracciato da chi ci ha ascoltato e magari desidera approfondire certi argomenti, o comunque conoscerla, perché io ho svolto il ruolo di ascoltatrice stasera, perché era davvero molto piacevole ascoltarla, e devo dire, penso che la sua decisione, comunque la sua esperienza, parta da qualcosa di personale che deve averla, come dire, averle dato un bello strattone, ecco. Questo sono perfettamente d'accordo. Comunque non so se posso eventualmente, o le lascio a voi dopo. C'è un sito in Facebook, e se qualcuno è interessato può vedere le mie pubblicazioni. Vuole dare il nome? Allora, il sito è
si chiama Filosofia Perennis. Allora, la F si scrive con PH. Filosofia PH ancora. Perennis. Perennis, due N, Perennis. Benissimo. Filosofia Perennis, cioè sarebbe lo stile di vita. Ecco, e beh, il mio nome l'avete dato, quindi troverà anche il mio, le mie connotazioni. La sua pagina personale? Prego? La sua pagina personale, intendo? Sì, questa che ho voluto pubblicare appunto per dare aiuto a chi ovviamente è interessato di riceverla, e su questi argomenti che abbiamo discusso questa sera. Perfetto. Allora, noi la ringraziamo, signor De Bei, e speriamo di poterla riavere come nostro ospite. Grazie a voi che mi avete dato questa opportunità, che chiaramente è sempre unica quando si parla a più ascoltatori. E comunque, se sarete interessati anche voi a approfondire ulteriormente argomenti, magari con domande un attimo più specifiche, ben volentieri sarò disponibile nella mia modestia esperienza, perché certamente non sono un grande, però nella mia modesta esperienza ho già avuto ho raggiunto alcune tappe che mi posso tranquillamente consigliare ad altri, ecco. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Grazie, signor De Bei. A presto. Buona serata. Arrivederci. Buona serata. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Bene, Massimo, non so se ci sono degli aggiornamenti da dare ai nostri ascoltatori. Sì, abbiamo un aggiornamento. C'è stata una leggera scossa di terremoto in Emilia-Romagna. Dunque la prendiamo da centrometeoitaliano.it, dove dice scossa in Emilia Romagna, anzi doppia scossa di magnitudo 2.9 e 2.5 in provincia di Rimini e Bologna, dati in GV. Ecco, vediamo se riusciamo a approfondire qualcosa, se abbiamo altre informazioni in merito. Vediamo un po', due scosse dunque registrate oggi mercoledì in Emilia Romagna a mezzanotte e mezza, terremoto 2.9 in provincia di Rimini, alle 7.15 2.5 in provincia di Bologna, ipocentro profondità 52 km nel primo caso, 9 nel secondo. Ecco, questo è quanto, notizia che la sto leggendo per la prima volta insieme a voi. Poi altri aggiornamenti non ne ho, se non che ricordiamo la notizia in primo piano, una notizia che ricordo è positiva: è morto Licio Gelli, è stata dunque allestita nella chiesa della Misericordia ad Arezzo la camera ardente di Licio Gelli, ex venerabile della loggia P2, morto ieri a 96 anni, domani i funerali alle 15 a Pistoia. Ecco, questa notizia la approfondiremo anche nella seconda trasmissione di oggi, vale a dire l'Osservatorio Antimafia, che magari poi ci possono essere degli approfondimenti ulteriori con gli ospiti, eventualmente poi voi sapete meglio di me. E ricordo comunque che in serata questa notizia verrà pubblicata anche sulla nostra testata Pianeta Oggi TV, e alle 19.28 non ho altre 29 in questo momento non ho altre notizie. Da Venezia è tutto, restituisco la linea a voi a Bari. Grazie Massimo. Sì, dunque ci hai voluto anticipare il discorso, è che purtroppo non abbiamo ancora certezza di chi sarà ospite nella trasmissione delle 22, perché insomma forse è un po' il periodo un po' particolare, ecco, non abbiamo ancora ricevuto risposta. Comunque parleremo di questo, ma anche della operazione importante antimafia che c'è stata a Palermo. Per tutto questo però rimandiamo i nostri ascoltatori alle 22 per il consueto appuntamento con l'Osservatorio Antimafia, mentre per Spazio Aperto diamo appuntamento al prossimo mercoledì. Rosario, o ci riascoltiamo dopo le feste natalizie? Allora, io direi di riascoltarci dopo le feste natalizie, perché oggi è il 16, se non sbaglio. Sì? Oggi è il 16, sì. Sì, la settimana prossima è Natale, quindi sarebbe il 23. Sì. E quindi io direi a questo punto di fare il gennaio, 13 gennaio.
Torniamo a gennaio, senz'altro. Benissimo, allora dobbiamo necessariamente a questo punto fare gli auguri di Buon Natale a tutti voi. Auguriamo delle feste, speriamo serene, ecco, tutto sommato serene. Ovviamente, Antonella, auguri a tutti i nostri ascoltatori. Insomma. Ecco, ovviamente se ci dovesse essere delle cose impellenti, nulla osta sia di andare in onda il 23, però c'è. Naturalmente, tanto comunque gli ascoltatori verranno comunque avvisati dai banner, certo, che tu pubblicherai. Certamente. Nel frattempo vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguiti anche questa sera, vi auguriamo ancora buone feste e ci risentiamo a gennaio. Arrivederci. Per Spazio Aperto alle ore 22 per l'Osservatorio Antimafia. Naturalmente, ciao Rosario, ciao Massimo. Bene, una buona sera a tutti da Venezia.